A che punto del gioco saremmo? Nel senso inizio quasi dopo metà o verso la fine? Metà. Circa metà andante. Ti direi 3/5, credo. Devo ancora recuperarmi 4 gold e non c'ho tempo manco per respirare e sfondi la porta aperta, è per questo che streamo. Almeno un po' di tempo per videogiocare, se no col cazzo. Fanculo. Un altro. Già seconda ombra dorata. Ci hai provato a tendermi il trappolone, eh? Merda. Top. Ah, debole i pugni in faccia lui. Ho appena finito di vedere Luxast. Mi è piaciuto molto la puntata di oggi. Penso della stessa identica cosa che hai detto di Marcus durante il fight. Evangelion è una chiamata fortissima sul Celebi. Flauros ce l'abbiamo già. Sì, dare il lagger. Bevanda energetica. Un po' troppi persona, un po' troppe shadow dorate. Per caso c'è un certo Reaper che vuole venirmi ad aprirmi il culo. Io chiedo, eh. Io ho Fire Emblem, Three Houses lì bloccate. Quando riprenderò inizierà il dilemma tra Dimitri e Dudu. Oh, that's nice. Girate. Voi siete deboli ad agi, se non ricordo male. Hey Love, grazie per il sapere l'11esimo, bentornato. Butto la sabbia e riscompaio, ciao Metal Face, a presto. Arma. Tira pugni Kaiser, un altro. Cioè, il tempo che perdo qua nel Tartarus è più ad aspettare che si girino gli Shadow. Più quello è il tempo che perdo che a cercare le scale. Lasciami stare Mitsuru. No, che due coglioni. Credo abbia però il nome di Darryl. Fa troppo strano se ti l'ho pronunciato per intero. Immagino. Posso capire. Salsa arancida, un'altra. Mo salgo, Kuka, mo salgo. Mo salisti, salisti. Beh. I gemelli mortali. Block fire. I will show no mercy. Ma Zionga, vai, divertiti. Absorb thunder. Reflect ama. Ah, lui è debole alle botte in faccia. Che ne pensi di Project X? A mio parere è che è un grosso spreco di personaggi che avrebbe potuto utilizzare per Persona 6 e un altro spin-off per console. Dicono che uscirà anche per PC, ma soprattutto non è di Atlas. È commissionato da Atlas. Lo sviluppatore è un'altra casa. Uno sviluppatore cinese. Quindi in realtà sono tutti design che magari ad Atlas non sarebbero venuti in mente o non gliene sarebbe fregato un cazzo. Non è tanto quello che mi preoccupa personalmente. Samurai. Dai! Ma sai che io farei un giro di mossa profonda prima? Così è più facile colpirli. Ok,
Bravo. Nonostante Masukunda. A me preoccupa la longevità come gacha, a me preoccupa il fatto che sia un gacha. Ancora. Puoi passare il turno a Shane, così vediamo di ammazzarli con Mamudo. Oh. Dai Samael. Dai Samael. Ok. Vai. Bravo. Let's go, Yukari, brava. Se fanno come hanno fatto per Kingdom Hearts, sono contento. Molta gente non era per un cazzo contenta di Kingdom Hearts ed è preoccupata proprio per quello. Sì, livello 42 per Shane. Pentesile ami in Paramabupula. Siamo a metà strada, su. In realtà no. In realtà non siamo ancora a metà strada. Ce ne manca ancora un bel po' prima di arrivarci. Girati! Girati per Dio! Cazzo, conosci due vocaboli, tirati su e girati! Ma zio? Io tiro... No, non mi gido, Maragilao, grazie. Vai, Samael. Mabukura. La cosa che mi è piaciuta di Kingdom Hearts è che hanno chiuso i server a fine storia senza tirarlo avanti inutilmente. Ma quello. Specchio imperiale. Ah, loro mi danno gli specchi imperiali. I robot edonisti. Ah, ok. Kingdom Hearts era riempito da 100 secoli di missioni noiose ed inutili per la trama. Io ce ne ho dato un sacco su quella roba. Io non mi fido di coso. Di Kitase e di Miura. Non Miura. Nomura. Se tanto mi dà tanto, siete deboli a buco. Giustamente, Absorb Fire. Ma quindi... Se tanto mi dà tanto, è abbastanza ovvio, direi. Più che altro mi domando come cazzo fai a rendere un JRPG come persona un gacha dove in teoria il party è dettato dalla trama principale che questo gioco sembra avere. E persona è sempre tramite funzioni di questo gioco, cioè, quindi mi rendo conto confuso. Ma secondo me secondo me tramite fusione sì. Vasuki? No, ganga. Secondo me, tipo, alcuni persona li puoi ottenere solo tramite gacha. Secondo me faranno tipo Fire Emblem, quindi alcuni personaggi ospiti, tipo personaggi di persona 5, di persona 4, di persona 3, che puoi metterti nella squadra, li puoi avere tramite gacha. O magari per poter fare le fusioni con i... Per poter fare le fusioni con Igor devi ottenere un tot di materiali e bla bla bla. Non c'è niente di male, il genere gacha è un genere. Semplicemente non esattamente il mio. Allora, lui è debole alle botte, lui è debole a mazzio. Per esperienza posso dire che Kingdom Hearts dovevi giocarlo quando è uscito. Io e mio fratello non lo facemmo all'epoca e qualche anno fa abbiamo preso la collection. Ma ci siamo annoiati, ormai eravamo troppo grandi. Arma 6.
Puoi non darmi degli altri tirapugni Kaiser, per favore? Ascia pesante. Fatto tutta roba che venderò. Tu sei un carro armato. Pura furia. Già che siamo qua. Chiusa la Shash in giro. Che cazzo erano deboli loro? Ufu. Give me a sec. I'll scan the target. Guarda che un'arma che ti dà crit up e tanta roba. È uguale. Samel mi impara Dekunda. Cosa gli togliamo per apprendere Dekunda? Survive Darkness. C'ha null Darkness. Finalmente Modun tra un livello. Dove cazzo potrebbe essere le scale? Proviamo lì in alto a sinistra. Che palle sto analogico. Fanculo. Lasciami stare. Ah, ma no, sei tu. Pugno gargantuesco. A parte che Kingdom Hearts è molto più apprezzabile quando sono ancora ragazzini adolescenti. Non è secondo me tanto quello, perché comunque Kingdom Hearts 2, Birth by Sleep, no, non Birth by Sleep, Chain of Memories, e simili li ho giocati tra i miei 11 e 15 anni. Ma comunque già Kingdom Hearts 2 per me era il momento del... Ok, no, grazie. Kingdom Hearts 1, come dico sempre, lo ricordo con grande affetto. Però basta. Non è tanto l'età, credo sia proprio una questione di gusto. Perché la trama di Kingdom Hearts è veramente una merda. È un casino mai più finito, scritto col culo, narrato anche col culo, perché è infinito. Il ritmo di Kingdom Hearts è di un lento. Poi ci sta che piaccia, attenzione. Ci sta che piaccia, eh. Però... Specchio offensivo. Però... Sì, è una fanfiction scritta da una scimmia, alla fine, raga. Non bloccarmi nessuno. Let's go. 135esimo piano. Non è che gli è partito il ritmo a Rilaptus Nomura, c'è sempre stato. Chi è? Mitsuru? Mitsuru, dove eri finita? Top. Diciamo che da più grande ho iniziato a vedere i buchi.
Maragi Dao. Ok, no! No, Domi! 54 mesi, I'm getting older. Lo so, lo so. La sagra del retcon. C'è un video di Sabaku bellissimo di lui che appunto scopre le cose. E poi legge un articolo dove dice: in Kingdom Hearts 2 Sora ha i capelli più chiari rispetto a come li aveva in Kingdom Hearts 1. Mi ha fottuto. Perché si è riunito a Roxas. Roxas ha i capelli molto chiari e quindi bla bla bla. E in qualsiasi altro Kingdom Hearts se ne fottono di questo dettaglio. Era palesemente una puttanata. Nei primi giochi Nomura venivo controllato, diciamo. Poi gli hanno lasciato carta bianca. Con retcon, viaggi temporali, X che segnala la posizione, Darkness within Darkness. Accoglie le api. Kingdom Hearts a picchi e baratri. Sono pienamente d'accordo. Perché appunto ci sono momenti molto belli di... molto belli di Kingdom Hearts. Però più vai avanti, più peggiora a merda. Ma Sukunda, grazie. Maragidani. Ouch. Per non sapere né leggere né scrivere. Come si riprende. Amaon. Non sei debole, è un cazzo tu. Ma hai letto la storia infinita? No, letto mai. Zionga? Non è debole un cazzo. Crittalo. Ah, ma un su. Ah, avrà effetto. No, brava! Brava, Yukari. Sì, libera il cappuzzo. Secondo me la tua è un po' una sindrome di Stoccolma. Ignora le botte? E più che altro, dove vuoi che vada a finire? Immaginati, cioè, per come secondo me stanno sviluppando Kingdom Hearts, è letteralmente un: ok, ho costruito questa roba, come posso fare lo slalom tra ciò che ho già raccontato per andare avanti, per raccontare altra roba? Un po' come un manga di medio livello di Shonen Jump. Maragi Dain, siamo nella merda. Ouch. Tocco del male. Let's go. How disgraceful. Yukari-chan is seriously hurt. Mo, tranquilla. Diorama. No, non ho mai detto Inkheart. No, col cazzo. Diamo priorità a Shane. Ma Sukunda, grazie.
problema fondamentale di Kingdom Hearts è che hanno diviso la trama tra troppe piattaforme. Se avessero raccontato tutto per PS2 avrebbero potuto studiare meglio il modo di raccontarla senza pezzare così tanto rincogliendo i fan. Non è quello il problema. Anche la saga di Metal Gear è raccontata su diverse piattaforme e su diverse generazioni di console, ma la trama regge. Lì è una questione proprio di non sapere che cazzo fare. Panico, paura, angoscia. Non c'è solo Mepatra. Gemma Patra. Tarunda. Racunda. Let's go. Me lo fai un cazzo di crit. Vabbè, ci sta. Un crit. No. Megidola. Dio buono! No, non ho mai giocato Midnight Sun. Qua mi sa che... Usare Soma così... Fare un po'... Fare un po'... Un po' greve. Vai. Non ce l'abbiamo qualcuno con Mediarama, vero? Abbiamo lei che ha Media. Lui ha Diarama. Lauros. Beh, a sto punto. Scusa, Samael. Yeah. Dai, Lark. Grazie per il sub per il decimo. Bentornato. Crittalo. Topo del male. E ovviamente lo prende. Sì, mo lo facciamo, Mepatra. Un critico ti sto chiedendo, non di più. Dai. Oh, grazie. Lui è Durello. Chiesa ristabilita, Mara Gidine, lo annullo. Top, buono, buono, buono. Bravi ragazzi, dai, Diarama. Molto bene ragazzi, molto bene. Lei ha mai visto qualche ispezione di spettacolo di Don Rickles? No. Sukunda, grazie. Del male. Bene, bene, dai, 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 ce la possiamo fare. Let's go. No, non la conosco. Io domino. Quando è che, impariamo di Arahan? Che a me schifo non farebbe.
Crittalo, ti prego. Megidola. Sono cazzi da cagare. Raga, usiamo una soma. Mi sta in culo, ma usiamo soma. Mi dà profondamente fastidio usare soma qua. Però lo usiamo. Prego, crittalo. Maragidai. Che culo! Spingiamo. Spingiamo. Approfittiamone. Solo che cazzo. No, non esistono ancora i technical e roba del genere. Gemma Megido. Grazie Flauros. Soma, dai. Bassa vita. Almeno una soma ho usato, una soma mi è tornato. In one hit. No, però almeno first try. Ganga. Yaxini troppo alta. Narashima troppo alta. Komokuten troppo alto. Taraka. Già fatto. Nenanside. Orobas. Virtue. Bigot. Mediame Patra. Diarama. E a Jamahama, va bene così. Sì, ho letto Dreamer. Bro, tu che bello, grazie. Bello, growth tu. Orobas. Andiamo a una fusione normale tipo Mothman. Natataishi, già fatto. Hanuman, non l'abbiamo mai fatto Hanuman. Kuhulen, non ne vale la pena. Flauros, sei Natataishi. Okunuishi. Taraka, già fatto. Se fondessimo Mothman, Flauros, Orobas. Flauros, Mothman, Orobas, Dioniso. Troppo in alto. Nagaraja. Però mi dovrei bruciare King Frost. Mi rompe il cazzo. Va bene così. Anch'io adoro gli dei egizi. Sì. Minchia, altri 30 piani. Porca puttana, che palle.
dai, guardiamo il lato positivo. In realtà sono un pelo meno. E poi gli ultimi 4 sono in generale mezzi vuoti. Con quanti nomi puoi chiamare tu Dio? Puoi chiamarlo se vuoi, mille maniere. Budo, Yahweh, Krishna, Dio. Tanto non ti risponde. Loro erano deboli alle botte, vero? Ex-pup, per favore. Sì. Ho rimesso Samael, vero? Sì, ho rimesso Samael. Perché oggi si busca un pup! Maragilao, grazie. Oh, divertiti a Kiko. Divertiti. Questi tizi mi fanno sempre morire perché sembrano legati delle antenne televisive delle case. Ah, quelle lì, sì, un pochino sì. Expa. Scusa le nanside, ma l'exp è più importante. Ah no, ma siamo già... Neanche in quest'area ci sono molti nemici. Ma vuol dire che siamo già praticamente arrivati? Non dovevamo arrivare al livello 160 e cazzi? Minchia, pensavo fosse più lungo. Ah, se mancano tre piani per la fine. 139. E allora, io pensavo di dover arrivare a 160. Easy peasy, lemon squeezy. E prendiamo il naga. Che ci manca? Boh. Ice, tra due livelli. Vieni qui, merda. Non c'ho voglia, mi dispiace. Proprio sei insopportabile tu. Un inutile spreco di SP, sei. Ornitorinco venezuelano. Grazie per il sub. Benvenuto. Eccolo qua, la notifica. Io vedo nel futuro. Top. Next pop. Solo 3.39. Bastardo. Gene è diventato Orobas. In che senso? Se ne siamo alla fine. No, aspetta, in che senso? No, vedi che c'è una garage. Come si chiama quel samurai che usavi in Shin Megami Tensei 5? Intendi Asutobi di... Oh, fuck. Yoshitsune? Era Yoshitsune? Yoshitsune. Sì, c'è anche qua, se non ricordo male. Vecchio testo numero 6. Sì, sì, c'è anche qua Yoshitsune. Mi subo, me ne vado perché voglio evitare spoiler. Però ti ringrazio perché mi hai fatto scoprire sia la saga di persone che in te. Figurati, Ornitorinco, grazie a te. Pronto la missione. Portami dell'olio e un coltello da frutta. Sesto vecchio testo. Minchia, non ho ancora fatto... Non ho ancora recuperato 5 specchi imperiali dei miei coglioni. Perlina.
Registriamo Samuel. Registriamo Todd. Poi registriamo anche Plauro a questo punto. Fondiamo per zona. Dominion, bello. Sì, facciamo Dominion. Non puoi imparare Garula. Cioè, mi sta bene studente in gamba, Rakukage, ma non lo puoi imparare Garula. Infatti. Ok. Guarda. Garula Rakukage. Va bene, dai, facciamo Garula Rakukage, sì. Sì, grazie. Sopporta oscurità. Potenziamo. Prossimo livello Mazionga. Tanto non... lo fonderemo prima Dominion. Ierofante. Torre, Ierofante. Flauros. Se mi volessi levare il cazzo Flauros. Con Yatagarasu mi serve Emperor Justice Tower. Vabbè, facciamo di nuovo Seiryu. Shisa, facciamo Natata Ishii. Ma ce l'abbiamo già. Okunun Ishii. Komokuten. E facciamo Komokuten. Rakukage potenziamo. Che merda. Via Flauros, via Dominion. Va bene così. Così ci abbiamo già il... Sì, lo so che non serve Kukulen. Lo so, è solo che è troppo grosso Kukulen. Non posso fonderlo con un cazzo. Oh, contrattacco. Se mi dai anche la carta del contrattacco mi fa piacere. Komokuten. Vedi, Kukulen, Dioniso, 48, non sono a livello. Drone. Ciao vecchio mio. Taraka, dalla me. Ok, carro, Ierofante. Ierofante ci serve, carro ci serve, imperatore ci serve, Kukulen no, sole sì, morte no. Va bene. Ci serve strength di certo, justice. Ci servono strength e justice di sicuro. Forza, Valkyrie. Justice. Dov'è Justice? Giustizia. Angelo. Ok. E poi vediamo di prendere tipo Amanti e Papessa per Fuca e cosa. Dipende se li vogliamo portare avanti. Vabbè. Salviamo. In che mese si concludeva Persona 3? Sotto Natale mi pare. Non mi ricordo male. Va bene.